Buongiorno a tutti e ben ritrovati per questo terzo nostro incontro di questo modulo formativo per i colleghi che sono disponibili a dare una mano allo sportello dei tutori volontari dei minori non accompagnati. Io oggi sono qui indegnamente a prestare la mia voce al consigliere Donatella Cerè, che è comunque presente, la vedete. Buongiorno a tutti. E purtroppo ha un problema per cui non può parlare, ma è con noi, ha condiviso con noi tutto questo percorso e la ringraziamo veramente tantissimo per l'impegno messo sia per il rinnovo del protocollo che poi per la ripartenza, così in questo momento di particolare emergenza legata anche al conflitto in Ucraina, per la riapertura, insomma, di questo sportello che può essere un servizio utile non soltanto per i tutori, ma anche per gli utenti, per le persone che avranno bisogno dei tutori e di tutori, insomma, formati. E in attesa che si colleghino con noi i nostri relatori del modulo di oggi, rappresentanza del Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune di Roma, approfitto per darvi qualche informazione tecnica. Oggi concludiamo questo nostro primo ciclo formativo. Io so che alcuni di voi sono anche tutori volontari con cui abbiamo condiviso parte del percorso e alcuni sono avvocati che già hanno fatto questo servizio allo sportello prima che dovesse essere chiuso per colpa della pandemia. Ecco, allora, come ci riorganizzeremo per la riapertura? Ci riorganizziamo nel senso che andremo a riaprire lo sportello una volta un po', ecco, raggruppate le forze. Ci saranno dei colleghi Grazie. che hanno già fatto il servizio e altri invece che si stanno formando per questo servizio tramite questo corso. Tutti noi dovremo essere assicurati e ci penserà l'ordine a stipulare una polizza con i nostri nominativi per garantire che possiamo svolgere il servizio in sicurezza. Per questo motivo, dopo il termine del corso, la segreteria del Consiglio vi invierà a tutti voi che avete presenziato ai tre moduli, un modulo, diciamo, scritto da compilare con i dati anagrafici e con, insomma, andare indicato anche il codice fiscale perché questo è necessario per poter, diciamo, stipulare le polizze a nostro nome. Quando saremo operativi, che ci sarà, diciamo, un elenco, sarete poi ricontattati per, da un punto di vista pratico, partire, quindi organizzare i turni e questa è una cosa che faremo in un secondo momento. Intanto speriamo che questi 4 giorni di percorso, a partire dal convegno che abbiamo fatto il 17 presso il Tribunale per i minorenni e poi queste 3 giornate online, vi abbiano motivati nel dare la vostra disponibilità per questo servizio perché c'è veramente bisogno. Insomma, vi ricordo, come dicevamo nel primo incontro, che lo sportello sarà aperto per 2 giorni a settimana per 3 ore al giorno e i giorni sono il lunedì e il venerdì dalle 11 alle 14 e quindi naturalmente in base alle vostre disponibilità poi prepareremo un calendario di turni e il numero di turni che sarà richiesto a ciascuno di coprire ovviamente dipenderà dal numero dei volontari disponibili, quindi insomma, più siamo meglio è. Ecco. Speriamo che questo percorso vi abbia interessato e comunque rimaniamo a disposizione se rimangono dubbi, se rimangono perplessità rispetto a cose che i tutori potrebbero chiedere, che magari ancora non ci sentiamo in grado di saper dire, rimaniamo a disposizione per continuare a confrontarci, continuare a formarci insieme. Adesso, senza rubare ulteriore tempo, io do il benvenuto alle nostre relatrici di oggi, che vedo ma non sento, quindi vi chiedo di Buongiorno. attivare il microfono. Sì, l'abbiamo attivato. Ci senti, Celeste? Ora vi sento, eccoci, benvenute. E allora direi che come da programma vi passerei la parola, a cominciare dalla dottoressa Serena Ciccarelli, per una breve, diciamo, presentazione di quello che è il ruolo del servizio sociale.
il ruolo del servizio sociale ovviamente nella rete accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non vi chiediamo una cosa a tutto tondo su cosa fa in generale un servizio sociale, però ecco, ci focalizzeremo su quello che il servizio fa per i minori non accompagnati, quello che un tutore volontario, quindi magari non particolarmente esperto e non con una formazione giuridica o di servizio sociale, può aspettarsi dal servizio, come contattare il servizio, che cosa si può chiedere e non chiedere al servizio, e poi insomma ci allargheremo come riterrete più opportuno per parlare anche in generale della presa in carico del minore, però insomma ci interessano dei profili molto pratici, perché noi ci troveremo davanti un'utenza che verrà formata da tutori che verranno a chiederci come ci parlo con l'assistente sociale, che gli devo chiedere, e a questo noi dobbiamo saper rispondere. Quindi vi lascio la parola e vi ringrazio. Grazie a te Celeste, mi presento, buongiorno, sono Serena Ciccarelli, sono la posizione organizzativa della UOM Minori, l'ufficio tutela pubblica. Vi porto il mio contributo anche come ex tutore, avendo lavorato dal 2019 in questo ufficio come tutore delegato. Noi pensavamo oggi, Claudia, accanto a me c'è Claudia Duva, che è invece una collega assistente sociale che lavora con noi nel servizio, nell'ufficio MISMA, quindi ufficio minori stranieri non accompagnati. Noi pensavamo oggi di anche... come dire, definire un po' e raccontarvi anche come funziona il nostro ufficio, perché questo è un ufficio particolare, e diciamo che forse in tutta Italia soltanto Roma è organizzato così. E il nostro è appunto l'ufficio di tutela pubblica, che significa che gli operatori che lavorano, quindi funzionari, assistenti sociali e psicologi che lavorano in questo dipartimento, hanno una delega dal sindaco e vengono nominati tutori dei minori che sono per i quali è aperto un procedimento al tribunale per i minorenni piuttosto che al tribunale ordinario o al tribunale penale. Noi abbiamo una delega formale dal sindaco e una nomina dal giudice sui procedimenti che vengono aperti di riferimento ai minori. Quando c'è una sospensione della responsabilità genitoriale per i minori che sono residenti e vivono sul territorio italiano, e nel caso dei minori stranieri non accompagnati, appunto, essendo minori soli, appunto, il ruolo del tutore va a sostituire e fa le veci dei genitori. Contestualmente alla nomina del tutore, soltanto per l'ufficio dei minori stranieri non accompagnati, perché questa UO è suddivisa in tre uffici, è un ufficio affido, l'ufficio dove diciamo, lavorano funzionari che seguono le tutele del territorio, quindi i minori italiani, e l'ufficio minori stranieri non accompagnati. Nel caso specifico dei minori stranieri non accompagnati, in alcune situazioni il funzionario viene nominato tutore e contestualmente l'ufficio risponde anche nel ruolo del servizio sociale. Quindi effettua anche tutte quelle che sono, come dire, le attività che sono proprio di base, di supporto al minore, che sono in capo al servizio sociale, che significa che seguono la parte progettuale del ragazzo, il collocamento nelle case famiglia o nelle strutture di questa natura, un sostegno anche da un punto di vista lavorativo e tutti quelli che sono i rapporti con le altre istituzioni, quindi con le ASL o con gli ospedali se viene rilevata una situazione clinica particolare, con le ambasciate piuttosto che con la questura, con la prefettura, quindi con tutti quelli che sono gli enti istituzionali che orbitano attorno al minore. E poi passo la parola a Claudia, che vi dirà meglio quelle che sono le specificità del nostro ufficio. Quello che vi volevo anche introdurre, e poi comunque lo riprenderemo in un secondo momento, vista la situazione particolare di questo periodo rispetto ai minori ucraini,
Noi come ufficio abbiamo anche su, diciamo, indicazione di quella che è stata una nota della Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni, abbiamo a nostra volta come ufficio indicato ai servizi sociali dei municipi come muoverci rispetto all'effettuazione delle indagini socioambientali e quindi la definizione del ruolo del servizio sociale nel caso dei minori ucraini. Ve lo anticipo adesso, è però un argomento sul quale torniamo successivamente, se ovviamente ci sono delle domande, siamo a disposizione. E volevo nel frattempo passare la parola a Claudia, appunto, è una delle referenti dell'ufficio MISMA, che quindi vi può dare delle delucidazioni rispetto al ruolo del servizio sociale. Allora, buonasera a tutti. Come diceva Serena, il nostro ufficio è particolare proprio perché rispetto ai MISMA, la situazione è più complessa, comunque diversa rispetto ai minori del territorio. In particolare, in realtà, questo ufficio, come già anticipato, si trova in alcuni casi a svolgere, diciamo, solo la funzione di servizio sociale quando è nominato un tutore volontario, mentre invece è attivato il programma di tutore e servizio sociale. Ovviamente il nostro ruolo cambia, in realtà, è una questione, diciamo, di maggiore o minore complessità, se siamo solo servizio sociale o se siamo anche tutore. Perché comunque il nostro ruolo basilare ovviamente è quello di permettere al minore che arriva sul nostro territorio di raggiungere ovviamente un certo grado di autonomia e potersi poi integrare pian piano sul nostro territorio. E quindi questo è il ruolo che conserviamo sempre, sia che siamo o meno i tutori di quel minore. Questo significa che il servizio sociale comunque mantiene un ruolo anche di raccordo, no? Tra le varie parti che contribuiscono poi a quello che è il progetto del minore. In particolare, come servizio sociale, noi siamo tenuti a collocare il minore che è presente, il minore straniero non accompagnato, presente sul nostro territorio, e questo avviene in strutture di prima o seconda accoglienza. Ovviamente, essendovi molto spesso diciamo, un numero molto elevato di minori presenti sul nostro territorio, le strutture di prima accoglienza non sempre bastano e quindi spesso si collocano in strutture di seconda accoglienza, per intenderci le case famiglia, gruppi appartamento, minori in prima accoglienza, cioè in prima battuta, appena arrivati sul nostro territorio. Quindi la collocazione è sicuramente a carico del servizio sociale, così come i rapporti con la struttura che ospita il minore, con la quale poi si procede a predisporre un progetto educativo del minore, nel quale ovviamente poi interviene anche il tutore volontario, nel caso in cui questo sia nominato appunto dal tribunale, mentre invece nel caso in cui la nomina è fatta diciamo, al sindaco di Roma Capitale, siamo noi i delegati anche a questa funzione. Il servizio sociale quindi collabora con gli altri attori che ruotano intorno al minore per far sì che possa essere predisposto un progetto educativo, un progetto di vita che sia quanto più rispondente innanzitutto a quelle che sono le aspettative del minore e che ovviamente, diciamo, gli permettano, come dicevo prima, comunque di raggiungere un certo grado di autonomia, il che non sempre è semplice perché, come sappiamo, molto spesso i minori arrivano sul territorio quasi a ridosso, diciamo, della maggiore età. In questo caso, ovviamente, è molto più complesso predisporre un progetto che verosimilmente possa portare al raggiungimento di una piena autonomia da parte del minore, ma ovviamente ciò che si cerca sempre di fare è assicurare o comunque permettere, mettere il minore nelle condizioni di raggiungere un buon grado di comprensione della lingua italiana, che sappiamo essere fondamentale poi per integrarsi sul nostro territorio. E ovviamente la regolarizzazione documentale
questo, diciamo che un grandissimo ruolo viene svolto dalle strutture che accolgono il minore, ma noi come servizio sociale siamo sempre presenti in questo percorso per supportare l'attività delle strutture e anche mantenere un po' la visione di insieme sull'intera situazione del minore. Su questo, Claudia, Sì. scusami se posso intervenire, voglio soltanto darvi l'idea dei numeri e rispetto anche a quello che diceva Claudia delle strutture che seguiamo. Noi viaggiamo mediamente a numeri di 3.000 rotte tutele l'anno, solo di minori stranieri non accompagnati, quindi con nomine, diciamo che sono all'ordine del giorno i numeri elevati. Per questo motivo, diciamo che come amministrazione, come Roma Capitale, abbiamo avuto la necessità di allargare i nostri orizzonti anche, come dire, iniziando dirigere lo sguardo addirittura fuori regione, perché le strutture, che insistono sul territorio romano e sul territorio della Regione Lazio ormai sono abbondantemente riempite, nel senso Fattura. che sono sa esatto, sature, proprio perché il numero dei minori è sempre più elevato. E quindi abbiamo iniziato a fare una mappatura del territorio nazionale e a verificare quelle che possono essere altre strutture che sono ovviamente autorizzate al funzionamento e accreditate nei comuni dove insistono, proprio per capire e avere una maggiore disponibilità di posti di accoglienza. Questo lavoro l'abbiamo fatto come ufficio e poi, diciamo, in collaborazione anche con la sala operativa sociale, decidiamo rispetto agli inserimenti dei collocati e dei ragazzi qual è l'inserimento più funzionale. Cosa significa? Che ora vi faccio un ragionamento che riguarda l'aspetto anche amministrativo e economico. Ovviamente le rette, a seconda delle strutture o a seconda se risiedono sul territorio romano piuttosto che fuori regione, hanno un costo Natura diverso, diversa. grazie. Hanno un costo diverso. Per cui la logica con la quale noi ci stiamo muovendo è di inserire nelle strutture fuori regione ragazzi che sono a ridosso della maggiorità e quindi ragazzi che arrivano già con una parte di documentazione comunque in loro possesso e per i quali però bisogna fare una serie di ultimi passaggi anche rispetto alla questura, alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, ma che però sono appunto prossimi al raggiungimento della maggiorità. Mentre tendiamo a far restare sul nostro territorio o sul territorio laziale, quindi nelle strutture che sono anche più facilmente raggiungibili e in qualche maniera anche, passatemi il termine, controllabile, quelli che sono i ragazzi che hanno invece sia un progetto di vita, ma anche una possibilità di avere esatto un tempo più lungo per poter permettere loro di attivare un progetto che abbia un senso, che significa quindi anche permettere loro di frequentare se possibile la scuola o quantomeno di mantenere dei rapporti anche con quella che è la loro rete alla quale afferiscono. Quindi diciamo vi volevo dare questo elemento in più, mi spiace aver interrotto Claudia, però è un lavoro grande che stiamo facendo ormai da tempo e abbiamo veramente fatto una mappatura e siamo arrivati a non so quante numero di strutture, abbiamo perso il conto perché ne abbiamo tantissime. Anche in Lombardia piuttosto che in Puglia, in Emilia Friuli, Romagna. esatto, quindi abbiamo contatti con tutte le regioni italiane, che significa che da una parte ci permette anche di, come dire, ragionare in maniera diversa rispetto al progetto da attivare sul ragazzo, però significa anche quotidianamente aver contezza di quella che è il numero dei ragazzi che entrano nel circuito dei minori stranieri e avere in tempo reale un rapporto costante sia con la sala operativa sociale, ma anche con gli altri enti istituzionali, perché ovviamente fare questi spostamenti non è facile. E nel caso in cui
come servizio sociale ci interfacciamo con tutori volontari, abbiamo ovviamente anche la necessità di avere dall'altra parte una elasticità da parte del tutore volontario che in qualche maniera può dare anche il proprio assenso, l'autorizzazione poi ad effettuare il trasferimento del ragazzo in una regione che non è quella nostra, insomma. Ecco, a questo proposito, scusate se vi interrompo, ma con le vostre parole mi fanno tornare in mente alcuni quesiti che di tanto in tanto venivano portati allo sportello quando eravamo ancora aperti. E mi sembra che da parte di alcuni tutori ci fosse una difficoltà a comprendere il proprio ruolo e il ruolo del servizio. Quindi capitava che venissero appunto dei tutori volontari a lamentarsi e a chiedere di come poter fermare addirittura un trasferimento che alcuni definivano una deportazione. E dal mio punto di vista c'era una non comprensione del fatto che l'obiettivo è di definire un percorso formativo utile per il ragazzo, un percorso per l'inserimento del ragazzo e non di tutelare la relazione ragazzo-tutore, cioè il tutore che deve essere a servizio del ragazzo e non avere, diciamo, il ragazzo sotto casa perché è più comodo andarlo a trovare. Però ecco, vi chiedevo se vi è capitato che ci fossero posizioni di questo tipo da parte di tutori e se nel momento in cui si presentassero allo sportello a chiedersi un consiglio su come comportarsi di fronte a una proposta di trasferimento, delle indicazioni tecniche per poter rispondere. Certo, allora sicuramente la situazione è sempre molto delicata e rispetto a questo diciamo che è evidente che nel caso dei tutori volontari per fortuna viene a crearsi molto spesso, quasi sempre, comunque un rapporto importante tra tutore e ragazzo. Però come dicevo prima, il ruolo del servizio sociale in questo caso, quando c'è il tutore volontario, è proprio quello di avere uno sguardo d'insieme, no? Su quello che è il percorso del ragazzo e su quello che è l'intero sistema, anche se forse è brutto dircelo, però come diceva Serena, qua parliamo anche di sostenibilità di tutta questa rete, no? Questa rete enorme che interviene appunto per accogliere minori stranieri non accompagnati. Il servizio sociale ha sempre come interesse primario e superiore il benessere del minore e quindi, perciò dicevo prima, è importante che ci sia una collaborazione nel caso in cui ci sia la nomina di un tutore volontario, una collaborazione tra tutore e servizio sociale e anche una comprensione appunto di quello che è un aspetto più ampio. Questo perché appunto il trasferimento può essere giustificato da tantissimi motivi che sicuramente il servizio sociale è anche disposto a condividere con il tutore. E ripeto, perché comunque il benessere del minore stesso, evidentemente, molto spesso non è sul territorio romano e inoltre dobbiamo tener conto, o laziale, e dobbiamo tener conto anche poi in effetti dell'effettivo comportamento del minore. Questo perché, come diceva anche Serena, quello che si può realizzare qui sul nostro territorio e quello che riusciamo a realizzare in territori altri è un po' diverso. Ci sono strutture, ad esempio, che funzionano molto bene dal punto di vista della regolarizzazione documentale e quindi, ad esempio, se il tempo a disposizione per il ragazzo è poco, può essere nel suo interesse spostare il ragazzo su un altro territorio per far sì che al raggiungimento della minorità abbia tutti i documenti necessari per poter soggiornare regolarmente sul nostro territorio, cosa che a volte diventa complicato qui Con i tempi, a no? Roma a causa dei tempi proprio tecnici per chiedere l'appuntamento in questura, per avere rilasciato il permesso di soggiorno e inoltre non dobbiamo, cioè dobbiamo tener conto anche di quello che è poi il comportamento dei ragazzi. Questo che significa che i ragazzi ovviamente sono all'interno di strutture, soprattutto quelle sul territorio di Roma, con cui noi abbiamo un rapporto costante, continuo. Facendo anche delle visite frequenti o comunque chiamando i ragazzi
qui in dipartimento con i loro responsabili o comunque educatori. E si creano anche delle situazioni in cui il ragazzo magari non aderisce a quelle che sono le regole della comunità e di fatto fa venir meno, no, quel rapporto di fiducia che si viene a creare e che è necessario affinché vi sia un'adesione al progetto. L'adesione al progetto, secondo me, è una parte molto importante. È una parte molto importante. Diciamo del percorso del ragazzo, perché secondo me diciamo, dobbiamo insistere un po' tutti, ciascuno per il suo pezzettino, a far comprendere al ragazzo con i dovuti modi, vabbè, in questo poi c'entra anche il ruolo della mediazione di cui parleremo dopo, per far comprendere al ragazzo che nel momento in cui arriva qui sul territorio, si attiva tutto un sistema che non è, diciamo, finalizzato solo a fargli dormire e mangiare fondamentalmente o fargli ricevere documenti, ma si cerca sempre di fare un qualcosa di più. Questo qualcosa di più spesso è anche inquadrarli, no? In qualche modo nel rispetto delle regole, ma non perché alle strutture piaccia, diciamo, controllare ragazzi o vietargli delle cose, ma anche per permettergli poi una, diciamo, un'integrazione sul nostro territorio, anche nel fargli comprendere come funzionano determinate procedure, Ma anche, regole. Sì. proprio rispetto a quello che chiedevi tu, Celeste, e quello che diceva Claudia, come, avendo, come dire, come dipartimento la centralità rispetto a questa materia, abbiamo anche, come dire, in linea generale, contezza di quella che è la situazione di tutte le strutture che seguiamo e anche sappiamo anche qual è come dire, le dinamiche interne ad ogni struttura. Perché mentre il singolo tutore ovviamente ha il rapporto con quel ragazzo, però non sa quali possono essere, se all'interno di quella struttura ci possono essere magari dei casi complessi o particolarmente delicati che potrebbero fare attrito con quella, con magari un tipo di situazione. Per cui la valutazione che è a monte e che possiamo fare noi, avendo la gestione delle strutture, è anche quella di individuare, come diceva Claudia, la struttura più idonea a quel percorso formativo. Così come vi faccio un altro esempio, ne abbiamo avuto qualche tempo fa, su una situazione delicata di un minore ricoverato in ospedale, la richiesta da parte del tutore di volontario di individuare una struttura, però, come dire, non aveva in qualche maniera limitato e vietato al servizio sociale del punto ricoverato. Ora, questo perché secondo il tutore volontario la scelta della struttura doveva essere a priori, quindi individuando una struttura e mettendo sul piatto il fatto che tutte le strutture a livello qualitativo funzionano nella stessa maniera e che quindi una struttura doveva essere individuata in tempi celeri per permettere la dimissione di questo ragazzo. Ora non funziona in questa maniera, nel senso che sappiamo tutti che alcune strutture hanno, come diceva Claudio, determinati tipi di caratteristiche e un tipo qualitativo anche di equip che lavora all'interno delle strutture, mentre altre strutture, come funziona così un po' ovunque, non hanno quei requisiti elevati che possono essere richiesti. Quindi su un caso specifico dove c'è anche una situazione clinica delicata che richiede l'intervento di una scelta e la scelta opportuna di una struttura in particolare deve assolutamente essere valutata dal tutore, ma dal servizio sociale in maniera assolutamente condivisa, perché altrimenti, come dire, ognuno sono le due facce della stessa medaglia che vanno poi a creare un unico intervento effettivo, tant'è che poi abbiamo saputo tramite l'ospedale che questo ragazzo aveva una situazione, al di là di quello che diciamo erano state le prime indicazioni del tutore, in realtà aveva una situazione particolarmente delicata e abbiamo dovuto poi richiedere l'intervento della ASL, quindi non si trattava neanche più di una struttura a carattere sociale, ma a carattere sanitario. Ora, questo però, diciamo, sarebbe buono se anche appunto i tutori volontari avessero, come
contezza che l'amministrazione, quindi che questo ufficio, si muove anche con delle logiche diverse, che sono proprio quelle di un'amministrazione pubblica, e quindi nei rapporti che tiene con le altre istituzioni ha anche un peso specifico diverso, anche nel poter determinare o scegliere determinati percorsi. E quindi sì, Celeste, rispetto a quello che ci chiedevi, io credo che anche questo è un altro, no, forse argomento da trattare, e così come quello dell'articolo 13, no? Esatto. Ecco, no, ringrazio. Prima di parlare dell'articolo 13 ci sono un po' di insight. Allora, vi pongo quelli che mi sembrano pertinenti con quello che abbiamo detto adesso, mentre volevo, insomma, ci sono altre domande che riguardano il funzionamento pratico dello sportello, su quelle parleremo dopo, rimanendo, diciamo, nell'ambito del contenuto del vostro intervento. Due questioni mi premeva di sottolineare. Una che riguarda appunto la scelta della struttura, diciamo, le motivazioni, ci avete chiarito le motivazioni che possono orientare il servizio verso l'inserimento in una struttura invece che in un'altra. Ecco, ci chiedono però, perché avete fatto cenno al discorso dei documenti e della regolarizzazione, in realtà, insomma, è chiaro che tutto quello che riguarda la regolarizzazione del soggiorno del minore sul territorio dello Stato è il tutore che deve interfacciarsi con l'ufficio immigrazione della questura, come abbiamo sentito ieri, insomma, e diciamo che la norma su questo è chiara e anche, diciamo, l'organizzazione e i tempi di risposta della questura rispetto alle persone di età minore che chiedono la regolarizzazione del soggiorno sono molto celeri e c'è un'ampia disponibilità all'ascolto di queste situazioni. Quindi su questo, insomma, se venisse a sportello qualcuno che ci chiede ma devo farlo io, deve farlo la struttura, no, compete al tutore ovviamente la richiesta di regolarizzazione. L'altra domanda, che invece anche questa mi sembra che sia stata affrontata nel primo modulo, però dato che oggi abbiamo voi qui, ve la giro un'altra volta. Nel caso di collocamento in struttura fuori dal Lazio, la competenza per la nomina di tutore passa a un altro tribunale per i minorenni? E questo mi confermerete, insomma, ha un po' a che fare con quella che è l'organizzazione di questo trasferimento, se ha un carattere, diciamo, di permanenza, oppure se è il minore che si è allontanato volontariamente ma poi deve fare il ritorno. Però ecco, Certo, allora, questo la parola di questo. facciamo la questione della regolarizzazione, no, assolutamente, certo, se c'è un tutore, è il tutore che interviene, non è il processo di regolarizzazione. Quello che invece stavo dicendo prima, forse non sono stata sufficientemente chiara, che a volte se i tempi sono brevi, per quanto la questura può essere celere, ed effettivamente, sicuramente, soprattutto nel momento in cui vengono specificate, no? Delle situazioni particolari, si fa il possibile. È anche vero che ci sono altri luoghi in cui, non perché si sia più bravi, ma perché magari c'è meno utenza, gli appuntamenti magari sono più celeri. Era solo questo il discorso, non era una questione di selezione, diciamo, di mancate risposte da parte della questura. Rispetto al fatto della tutela, sì, se il ragazzo si allontana arbitrariamente, le disposizioni sono che poi venga ricollocato nella struttura da cui si è allontanato. Quindi in questo caso non c'è uno spostamento della tutela, però nel caso in cui c'è un trasferimento, appunto, in base ad un progetto, in quel caso allora sì, c'è uno spostamento anche della tutela, anche perché sarebbe proprio complicato, no? Per il tutore seguire quel minore, perché il principio è sempre comunque la prossimità, la vicinanza, quindi la possibilità anche di essere presenti fisicamente per compiere determinate azioni, che poi non si limitano solo a delle autorizzazioni scritte, e quindi per questo la tutela si sposta dove si sposta il minore, quindi i suoi interessi, dove insistono gli interessi del minore. Benissimo, allora approfitto di questo argomento per rispondere, rispondo direttamente io a una domanda rispetto alla, diciamo,
possibilità per il tutore di avere il rimborso delle spese se vanno nelle strutture. No, la tutela è una tutela volontaria, non sono previsti dalla normativa dei rimborsi spese. Sappiamo che ci sono a livello legislativo delle proposte, ma tali restano per il momento e di conseguenza quando un tutore dà la propria disponibilità a seguire un minore e lo fa come forma di cittadinanza attiva, mette in conto anche il fatto che oltre al proprio tempo donerà anche quella benzina che gli serve per spostarsi e andarlo a trovare in struttura. Vedo che tra l'altro abbiamo in linea anche un rappresentante dell'Ufficio Immigrazione, la Questura, quindi naturalmente se dopo avrà voglia di intervenire con domande o con ulteriori chiarimenti ci farà piacere e vi rigiro un'ultima domanda, dopo insomma potete continuare con l'esposizione. Su questo sarà bello anche confrontarci tra di noi, se lo sportello avrà a disposizione l'elenco delle strutture romane e laziali. Lo sportello finora non ha avuto a disposizione nessun elenco, ma a mio avviso neanche sarebbe particolarmente opportuno, nel senso che questa non è una competenza di noi avvocati dello sportello. Noi possiamo essere in grado di creare un ponte, quindi di dire con chi il tutore si deve mettere in contatto per sapere quale struttura è il minore. E quindi ci chiedono: è possibile avere i recapiti del vostro ufficio? Penso che quello sì, ma sono tra l'altro anche sul sito, insomma. Poi magari ci faremo un foglio con numeri utili e quant'altro. Credo che invece mettere a disposizione dell'utenza un elenco di strutture potrebbe generare una confusione sul fatto che poi il tutore se la possa scegliere la struttura. Quindi personalmente vi direi, non so che cosa ne pensate. Allora, sì, allora, diciamo che l'elenco delle strutture, tra l'altro, è in continua evoluzione, quindi nel senso che proprio perché dicevamo noi svolgiamo anche un'azione di controllo, supervisione delle strutture stesse, diciamo, prediligiamo la collaborazione ovviamente con quelle strutture che ci sembrano più idonee, no? Che lavorano in un certo modo, ora al di là dell'accreditamento e del funzionamento, per il minore. Tra l'altro, ce ne sono sempre di nuove, proprio perché essendoci un grande bisogno, tanti minori da collocare, questo elenco viene quasi costantemente aggiornato e quindi sarebbe anche molto complicato. Inoltre, la questione di scegliersi la struttura, partiamo dal fatto che il collocamento viene fatto comunque dal dipartimento, quindi dalla sala operativa sociale o comunque dall'ufficio MISNA, di dove si tratti di trasferimenti, e quindi cioè, forse sarebbe anche poco funzionale, fermo restando che nel momento poi in cui il tutore ha in carico il minore avrà a disposizione tutti i riferimenti, oltre che nostri, anche della struttura, e quindi non ci sono ostacoli in questo, diciamo. Ok, grazie. Allora, vi abbiamo interrotti con tutte queste domande, non so se volete riprendere dove vi eravate interrotte o se preferite che vi ponga altri quesiti. Se sono sempre sui temi trattati fino ad ora, per evitare poi di fare confusione, va bene, anche se ci sono altre domande, assolutamente, o comunque se è qualcosa di inerente. Che... No, in relazione, diciamo, similare, nel senso che c'è la questione dei ragazzi che vengono dall'Ucraina e per i quali, diciamo, l'inserimento in strutture sta seguendo un percorso particolare, alcuni non sono inseriti nelle strutture. Non so se avevate già messo in scaletta questo argomento. Assolutamente sì, perché comunque diciamo è il tema del momento, no? Anche per noi, nel senso che è un'emergenza a tutti gli effetti ed è un fenomeno nuovo, anche perché questi minori quasi mai sono MISNA puri, come li intendiamo solitamente, nel senso che sono comunque spesso accompagnati da un adulto di riferimento che quasi mai è il padre o la madre e che quasi mai poi ha la tutela, quindi ci troviamo a doverci relazionare necessariamente, perché poi il minore è arrivato con quella persona,
con un adulto di riferimento. E noi come servizio sociale, talvolta anche in questo caso, siamo sia servizio sociale che tutori, altre volte, appunto, come sappiamo, ci sono dei tutori volontari. Ora, in realtà, di tutti i minori ucraini presenti sul territorio, che comunque sono tanti, molto pochi sono in strutture per minori. La maggior parte di loro insistono sul territorio presso abitazioni private. Quindi sono ospitati insieme a questi adulti di riferimento da altre persone. Quindi è una fattispecie assolutamente anomala per noi comunque, cioè per tutti, ma per noi in particolare come ufficio. Quindi tra questi un piccolissimo numero è collocato in strutture per minori, molti sono ancora adesso ospitati dalle strutture attivate dalla protezione civile, quindi gli alberghi e tantissimi, appunto, come dicevo, sono presso abitazioni private, quindi in questo è una fattispecie assolutamente diversa. Noi abbiamo fatto come ufficio degli incontri cadenzati con l'ufficio immigrazione di questo dipartimento e con l'ASL Roma 1, nello specifico con diciamo, il dirigente del Santo Spirito e con due delegate della Chiesa Santa Sofia, insomma, che è proprio la Chiesa ucraina che sta, diciamo, in zona di via di Torrevecchia, proprio per capire insieme e quindi creare anche in questo caso una rete sul territorio e capire quale modalità e o quale poteva essere l'ufficio che in prima battuta interveniva su determinate situazioni. E come diciamo scelta in generale del dipartimento, l'ufficio immigrazioni, quindi adulti, è l'ufficio che interviene nella mappatura degli ucraini segnalati e che sono all'interno degli hotel della prefettura della protezione civile, scusate. Quindi fanno un primo step dove c'è una prima ricognizione e una valutazione delle situazioni che trovano all'interno degli alberghi. Ovviamente sapete che la maggior parte degli ucraini presenti negli alberghi sono già stati individuati dalla questura che li ha già identificati. Quello che noi facciamo come ufficio minore è intervenire su richiesta dell'ufficio immigrazione lì dove all'interno dell'albergo viene trovato, individuato un nucleo dove c'è la presenza di un minore e su una situazione che può, almeno in quelli che sono i primi, come dire, i primi aspetti, le prime valutazioni, può risultare complessa. Diversamente, abbiamo ragionato proprio alla luce di questi incontri fatti con gli attori di cui ho accennato, poi abbiamo ragionato molto come ufficio e abbiamo deciso di inviare ai municipi una lettera con delle indicazioni chiare, anche un po' prendendo, e ovviamente prendendo indirizzo quella che era stata una nota della Procura della Repubblica e del Tribunale per i minorenni, che nei primi una nota del 30 di marzo del 2022 che riguardava proprio l'emergenza ucraina e quindi il ruolo dei servizi rispetto ai minori ucraini, che dava delle indicazioni ai servizi sociali territorialmente competenti. In questa nota la Procura cosa diceva? Che lì dove appunto venissero individuati dei minorenni e accompagnati da adulti di riferimento che potevano essere parenti o comunque erano stati dai genitori individuati come riferimento per quel ragazzo, quel minore, e che già a loro volta vivevano o erano ospitati presso parenti o amici o altre persone all'interno dei municipi e quindi dei territori di appartenenza dei municipi, dovessero essere i servizi sociali dei municipi ad effettuare le indagini socioambientali, quindi quello che normalmente viene fatto dai servizi sociali rispetto alle situazioni dove possono esserci dei rischi di minori che sono collocati non dai genitori. E appunto, noi sembrava necessario cavalcare un po' questa che era stata l'indicazione del Tribunale della Procura, proprio perché è per noi necessario che ci siano dei servizi sociali che non sia il nostro ufficio perché
al di là della difficoltà dei numeri da gestire, ma non è poi quella la, diciamo, come dire, la competenza nostra, ma che ci fossero dei servizi sociali territoriali individuati ad effettuare le indagini socio-familiari. Questo che cosa ci permette a noi di fare? Lì dove il caso non viene rilevato con una complessità, con un rischio sul minore, questo ci permette di chiedere al tribunale l'apertura della tutela al parente che ha accompagnato il minore, quindi evitare che ci sia un'apertura di tutela al sindaco piuttosto che a un tutore volontario. Quindi noi abbiamo la contezza di tutto il numero dei minorenni ucraini che sono fino ad oggi entrati nel nostro territorio. Sappiamo che di quel numero, che è abbastanza elevato, un numero veramente ridotto, quello che diceva Claudia, se non ricordo male, credo che stiamo parlando di 6 o 7 minori, sono collocate in strutture del Comune di Roma. Gli altri, nella maggior parte dei casi, sono accompagnati con i parenti. E quindi abbiamo la necessità che, e anche crediamo che sia giusto per i minori che non venga aperta una tutela al sindaco, ma che venga aperta la tutela al parente con il quale sono venuti, proprio perché prima di tutto stiamo lavorando in una situazione contingentale, quindi non è detto che ci auguriamo che questa situazione finirà il prima possibile, quindi anche aprire un procedimento al tribunale, una tutela al sindaco, significherebbe andare a creare poi delle dinamiche particolari o dei tempi anche rispetto a una chiusura della tutela un po' più lunghi, ma poi permetterebbe al parente che ha portato qui il minore di avere un'autonomia totale rispetto alle decisioni da prendere nell'immediato, quindi senza aspettare poi i tempi dei servizi. Non so se sono stata chiara, Celeste, dimmi se ci sono delle altre informazioni che possiamo darvi. Noi abbiamo mandato questa lettera ai primi di giugno. L'abbiamo proprio indirizzata a tutte le direzioni socio-educative dei municipi e facendo poi allegando anche la nota della Procura e abbiamo dato, ecco questo è un altro elemento che volevamo darvi, abbiamo dato indicazioni ai municipi sia appunto di attivarsi rispetto all'effettuazione delle indagini, ma anche di tener conto che il Dipartimento ha la possibilità di mettere a disposizione un tot numero di ore da utilizzare per la mediazione. Quindi noi abbiamo come Dipartimento l'Ufficio Immigrazione ha dei mediatori di lingua ucraina che possono essere messi e saranno messi a disposizione dei municipi proprio per la definizione dell'intervento in questi casi o quantomeno nell'immediatezza delle indagini. Allegato alla lettera c'è anche un modulo che è la richiesta di tutela per minore straniero privo di genitori, non so se riesco a farvela vedere, in questo modulo l'adulto, diciamo, che accompagna il minore può autonomamente presentare la richiesta in tribunale e specificando di appunto, come dire, autoproponendosi come tutore. Quello che noi possiamo fare in questo caso come servizio sociale è quello di dare sicuramente delle maggiori indicazioni ed elementi al tribunale per poter come dire, permettere al giudice poi di scegliere con maggiore completezza di informazioni. Sì, credo che questo sia un aspetto proprio fondamentale anche per quanto riguarda la scelta che il Tribunale deve fare sul tipo di tutela da aprire, perché fondamentalmente per la nostra legge ogni minore che entra sul territorio nazionale senza avere la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea e senza essere accompagnato da un esercente la responsabilità genitoriale è un minore straniero non accompagnato. Anche se viene accompagnato da un come esercente la responsabilità genitoriale, la tutela deve aprirsi. Detto questo, poi si assiste alle situazioni più diverse, dai minori che arrivano con un accompagnatore che dice di essere un parente, se non addirittura un genitore, e poi si scopre che non era vero, ad altri che magari arrivano perché insomma c'è stata una grossa anche onda emotiva quando è iniziata la guerra e abbiamo visto sui social, ma anche in televisione, di tutto, di più, di persone
che chiedevano di accogliere nelle loro case questi minorenni. Però insomma il rischio è concreto anche che in determinati casi, soprattutto con bambini piccoli, questo possa essere finalizzato ad aggirare poi la normativa sull'affidamento e sull'adozione. Quindi ci vuole un'attenzione particolare, no? Che quando andiamo a spiegare a chi si rende disponibile a prendere il ruolo di tutore, in che cosa consisterà il suo ruolo, dobbiamo anche essere molto chiari sul fatto di dire che andiamo ad assumere la rappresentanza legale del minore, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Però, insomma, questo è ben diverso da altri tipi di percorso. E quindi, ecco, da questo punto di vista, è anche, secondo me, per un tutore molto utile potersi interfacciare con voi nell'ambito delle indagini socio-familiari che come servizi andrete a fare. E quindi la domanda che vi volevo fare io nello specifico, in questo caso è, se a voi deve fare riferimento il tutore o a un servizio territoriale? Allora, questo, come dicevamo, ciò che noi auspichiamo è una collaborazione con i municipi e quindi in questo caso sarebbe il servizio sociale del territorio dove al momento vive il minore. Questa collaborazione, diciamo, che è stata avviata, possiamo dire, no, Serena, con questa lettera. E proprio perché si tratta di una fattispecie nuova, ancora diciamo non è entrata a regime. Allora, di fatto, No, scusami, alcuni municipi stanno già facendo delle indagini rispetto a alcuni nuclei familiari. E noi ovviamente abbiamo sentito la necessità di fare un lavoro di raccordo con tutti i municipi, perché abbiamo la contezza assoluta del numero dei minori, questo sì, perché vengono segnalati al nostro dipartimento, quindi appunto, come dicevo prima, con l'ufficio immigrazioni del Dipartimento Politiche Sociali, con la ASL e con anche la comunità ucraina della Chiesa di Santa Sofia, che però ha fatto un lavoro certosino sul territorio. Siamo continuamente in contatto e quindi abbiamo la contezza dei minori presenti. Però sicuramente per quanto riguarda, Celeste, la tua domanda, il tutore volontario, se nominato in caso di minore ucraino, dovrà fare riferimento al servizio sociale del municipio dove il minore in quel momento, non voglio dire risiede, ma dove in quel momento vive. vive. Esatto. E quindi al servizio sociale del municipio. Dopodiché il nostro ufficio è sempre presente, quindi noi faremo da raccordo e anche da facilitatori nel mettere in contatto sia il tutore volontario con i colleghi del municipio. E anche a mettere a disposizione, come dicevo prima, dei mediatori ucraini che possono permettere, dove il tutore dovesse avere la necessità di effettuare dei colloqui piuttosto che degli incontri con il minore, e quindi possono aiutarlo a entrare anche in maniera più facile in contatto con il minore. Quindi noi facciamo un po' questo ruolo di cabina di regia. Ma perché abbiamo iniziato a tirare le fila anche con la Protezione Civile, con l'Ufficio Immigrazione, con appunto i vari alberghi, quindi sappiamo quelle che sono le situazioni. Poi ti dico anche che ci sono state situazioni che ci avevano segnalato come allarmanti, e quindi in una prima chiave di lettura si era addirittura ipotizzato effettuare dei 403, quindi dei collocamenti in struttura con segnalazione poi al tribunale. Dopodiché, proprio perché appunto abbiamo iniziato a collaborare con i diversi uffici, le situazioni che sembravano essere allarmanti sono rientrate, perché poi di fatto lì va analizzato la cultura di quel nucleo familiare piuttosto che la situazione emergenziale nella quale si sono trovati a vivere. E quindi, appunto, come dicevo prima, sono veramente un numero irrisorio i minori che sono stati collocati. Così come appunto un altro raccordo che stiamo facendo proprio sugli ucraini è un lavoro con gli ospedali, quindi di situazioni invece di minori che sono proprio arrivati soli, perché erano quelli che magari vivevano
negli orfanotrofi in Ucraina e che quindi erano già a loro volta attenzionati dai servizi sociali ucraini, e per quelli in parte abbiamo chiesto la tutela, l'apertura della tutela al sindaco, e per altri stiamo verificando insieme all'ospedale di capire qual è la situazione. Diciamo più, quindi la situazione migliore, quindi se è possibile aprire altre strade o altri percorsi. Però diciamo che sui minori ucraini quello che noi chiediamo è di avere anche da parte dei tutori volontari una figure, come figure di riferimento i servizi sociali dei municipi, che sono sicuramente i colleghi che, stando più prossimi sul territorio, possono dare più elementi in più al fine di capire qual è poi la situazione di quel minore. No? Perché poi appunto l'interesse è che sia, se in quel contesto familiare non ci sono delle situazioni di rischio, permettere poi agli adulti che l'hanno accompagnato di esercitare la tutela è sicuramente una situazione di superiore interesse anche per il minore. Il ruolo del mediatore che voi potete mettere a disposizione è molto importante in questi casi perché noi come tutori, diciamo, privati siamo abituati a interfacciarci con una struttura in cui comunque di solito c'è un mediatore o comunque qualcuno che conosce già il ragazzo e ci può aiutare a comunicare con lui. Invece in questo caso o sono presso famiglie o sono presso alberghi e comunque si pone proprio il problema di come stabilire il contatto e aprire un canale di comunicazione. Personalmente mi è capitato, dopo insomma lunga ricerca, di trovare un minore che era collocato in un albergo e non ho avuto un servizio sociale di riferimento se non quello di un'associazione che operava all'interno di questo albergo che ha portato anche una mediatrice culturale, la quale però, devo dire la verità, ha complicato la comunicazione piuttosto che facilitarla, nel senso che poi mi sono accorta quando ho rivisto il minore in questura per il rilascio del permesso di soggiorno che il minore aveva paura di me e quando gli è stato chiesto lì ma che hai, lui ha raccontato tutta una serie di cose che gli aveva riferito quella mediatrice che io non avevo mai detto. Quindi, insomma, mi sembra particolarmente delicato e se c'è questa possibilità di accedere a un servizio di mediazione messo a disposizione del Dipartimento, credo che questa sia un'informazione utilissima per chi verrà poi allo Il sportello. discorso della mediazione in realtà è sempre molto delicato, no? Questo perché comunque appunto noi non abbiamo modo di, noi italiani dico, non abbiamo modo di comprendere ciò che viene comunicato. Questo in realtà è importante in generale per i minori stranieri non accompagnati, perché poi spesso appunto quando la mediazione diciamo non è qualificata, tra virgolette, comunque non possiamo avere fiducia, effettivamente può esserci questo timore, no? Che avvenga quello che è avvenuto ad esempio nel caso di questo bambino. Comunque ci siamo resi conto subito della necessità di questa mediazione, ovviamente anche per gli ucraini, fermo restando che invece ci sono alcuni minori che, ad esempio, sono con delle persone che sono sul nostro territorio da molto tempo. In quel caso, per fortuna, riusciamo a comunicare con più facilità, però sì, abbiamo a disposizione appunto questo servizio di mediazione, talvolta anche da remoto, proprio per essere, diciamo, più immediato, no? Nei casi in cui ce ne sia bisogno, in modo da poter rispondere un po' a quelle che sono le emergenze, tra virgolette, o comunque le varie situazioni che possono venirsi a creare. Ci sono domande, Celeste, su questo argomento? Allora, su questo argomento specifico, non ci sono altre domande. Non so se probabilmente, insomma, chi ci sta seguendo non ha ancora, avuto, diciamo, richieste su queste delicatissime materie. Veniva però a me un'altra domanda che quindi vi rigiro. Rispetto al discorso di come vengono portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria i minori presenti sul territorio, perché io immagino che accada che il nucleo che arriva in qualsiasi comune venga conosciuto in prima battuta dal servizio sociale, magari appunto ha con sé dei minori che non sono i loro figli, e che cosa succede in questo caso? Sempre sul tema ucraini, la domanda è sul tema, sui minori ucraini, giusto?
Sì, diciamo che siamo un po' concentrati su questo tema perché è quello che sta cioè in questo momento è. La prima identificazione viene fatta dalla questura, cioè la protezione civile all'interno degli alberghi segnala o viceversa la questura che è a conoscenza degli ingressi degli ucraini segnala al tribunale. Quindi in realtà il tribunale viene messo a conoscenza della situazione di quel minore non dai servizi sociali che hanno effettuato l'indagine, ma dalla questura che ha identificato in prima battuta con un lavoro di raccordo fatto anche con la protezione civile, hanno identificato i minori o comunque con nuclei familiari. Poi, come ti dicevo prima, noi abbiamo fatto recentemente delle riunioni con queste delegate della Chiesa di Santa Sofia, che invece hanno fatto un lavoro centralizzando gli interventi anche con la protezione civile e con i diversi alberghi del territorio romano, e loro hanno una mappatura netta e sicura e certa di tutti quelli che sono gli ucraini presenti sul territorio, quindi sanno sia dove sono collocati e se fanno degli spostamenti o se si trasferiscono in altre regioni o addirittura, come ci dicevano nell'ultimo incontro, di situazioni di ucraini con minori che tornano nel loro territorio. E quindi sì, per rispondere alla tua domanda, diciamo che è la questura che identifica per in prima battuta i minori ed anche noi come dipartimento veniamo poi a conoscenza un'apertura di un caso segnalato dal tribunale e dalla questura che ci dà anche delle indicazioni su dove è quel minore sul territorio. Quindi ci dice se è collocato presso parenti o presso conoscenti, ci dice anche già qual è l'indirizzo specifico e quindi possiamo sapere il municipio di appartenenza del minore. Quindi il modulo che ci avete fatto vedere prima, diciamo, arriva in seconda battuta. Sì. Quello arriva in seconda battuta e arriva, diciamo, al momento in cui un parente prossimo accompagna il minore e vuole autonomamente presentarsi in tribunale per chiedere l'apertura della tutela. Calcola che la parte documentale, quindi l'identificazione appunto di queste persone e i documenti, è già stata definita dalla questura. In più, mettici che in alcuni casi, in questo possiamo anche intervenire noi con i mediatori. Abbiamo avuto casi, per esempio, di mamme, quindi mamme e bambini, che chiedevano il collocamento dei figli in strutture perché dovevano sottoporsi a degli interventi in ospedale. Per cui noi abbiamo in tre o quattro situazioni collocato. Ovviamente poi attenzionato il tribunale, però abbiamo collocato d'urgenza i minori con richiesta espressa da parte della mamma e quindi con una poi traduzione del mediatore di lingua ucraina che chiedeva l'intervento e il sostegno e il collocamento dei minori per il periodo strettamente necessario al ricovero in ospedale. E così abbiamo fatto, cioè l'abbiamo collocati, dopodiché la signora, quando è stata dimessa nell'ospedale, è tornata in struttura e noi abbiamo dimesso i bambini e sono tornati con la mamma. Bene, no, vi ringrazio. Quindi, insomma, diciamo che non vi risultano casi in cui invece ci fossero minori presenti, che ne so, conosciuti alla Chiesa Santa Sofia, ma non al tribunale, per dire. No, no. Ok. Allora, do un'occhiata se sono arrivate le altre domande. Ma mi sembra di no. Allora, non so se avete altre questioni, quindi direi che possiamo superare questa pausa domande e riprendere il filo della vostra relazione. Sì, c'è in particolare un argomento che
secondo me è molto importante affrontare proprio perché in questo è poi centrale il rapporto, no, tra tutore e servizio sociale ed è quello dell'articolo 12, il segno amministrativo. Questo perché appunto come sappiamo in teoria il minore straniero non accompagnato conclude il suo percorso in carico, diciamo, all'amministrazione al compimento della maggiore età. In alcuni casi però può essere richiesto tramite articolo 13, in base all'articolo 13, il prosieguo amministrativo, che quindi fa sì che il minore sia in carico all'amministrazione fino al 21° anno d'età. Ora, la richiesta dell'articolo 13, nel caso in cui vi sia un tutore volontario, va fatta dal tutore volontario, ma la cosa molto importante è che sono fondamentali in tale richiesta anche il parere, diciamo, della struttura all'interno della quale il minore ha compiuto il suo percorso, quindi presso cui è stato ospitato, in cui ha realizzato quello che è stato il suo progetto, comunque parte del suo progetto, e anche la relazione dei servizi sociali. Questo secondo noi è molto importante perché appunto ci deve essere chiarezza sul fatto che il tutore assolutamente può fare richiesta dell'articolo 13, ma è importante anche capire che rilevano, no, il parere della struttura e del servizio sociale, sempre rispetto al discorso che facevamo prima, d'insieme, rispetto sempre alla tenuta del sistema, è brutto dirlo, ma è importante. E rispetto al fatto che ci sono poi degli elementi essenziali che devono essere presenti affinché tale richiesta possa essere fatta. Infatti, il prosieguo amministrativo può essere richiesto nel caso in cui il minore abbia aderito al progetto che è stato pensato con lui e insieme a lui, perché non dimentichiamoci che nel momento in cui viene stilato, no? Il progetto per il minore, questo viene fatto sempre in base a quello che è un iniziale ascolto del minore, ascolto che magari viene fatto in una fase iniziale dalla struttura e dall'assistente sociale, perché appunto non sempre l'apertura della tutela è immediata, quindi magari in questa fase iniziale il tutore ancora non c'è. E tutto quello che viene fatto con il minore e per il minore viene fatto anche sulla base di tale ascolto che poi è fondamentale. In generale, il servizio sociale è portato, come si diceva, rispetto agli ucraini, a svolgere delle indagini, no, socioambientali, che nel caso dei minori stranieri non accompagnati, diciamo, è complesso svolgere. Sicuramente sarà importante individuare se sono presenti sul territorio, diciamo, di Roma, ma in generale italiano, no? Delle figure di riferimento del minore, anche per poter definire un po' quello che poi è il progetto del minore stesso, perché spesso comunque i ragazzi hanno già una loro idea di cosa vogliono fare e di dove vogliono andare, e questo secondo noi è molto importante tenerlo in considerazione, perché se noi facciamo un progetto che è sulla, diciamo, da queste aspettative, da queste idee, rischiamo fondamentalmente di far perdere tempo al ragazzo e di non dargli poi degli strumenti, delle informazioni che potrebbero essere poi fondamentali. Quindi, come dicevo, il progetto è fondamentale anche rispetto alla possibilità di richiedere l'articolo 13. È importante sottolinearlo perché diciamo che inevitabilmente, e questo non per mancanza di professionalità, quando ci sono in gioco, no, delle relazioni umane, è più complicato fare delle scelte diciamo, a cuor leggero. Quindi spesso il prosieguo amministrativo si vede, no, come la possibilità di continuare ad aiutare quel minore, però appunto come dicevamo bisogna tenere molto presente il fatto che chiedendo il prosieguo amministrativo il minore resta in carico comunque all'amministrazione e che per poter richiedere, per poter tra virgolette giustificare tale richiesta vi deve essere un'adesione
del minore, perché il prosieguo non può essere richiesto per continuare a semplicemente a permettere al ragazzo, non più minore ormai, di diciamo, stare all'interno della struttura o comunque del circuito di accoglienza, ma deve essere appunto richiesto per permettergli di raggiungere degli obiettivi, no? Di realizzare degli obiettivi che sono stati individuati all'interno del suo percorso. E in questo è molto importante che vi sia comunque un confronto, un raccordo tra la figura del tutore, quindi tutore, fondamentalmente tutore, struttura e servizio sociale. Non so se su questo poi ci sono delle domande più nello specifico per evitare di dire cose che magari non interessano e saltarne altre che potrebbero risultare più importanti, non so. Ecco, su questo punto voleva intervenire la collega Versace che aveva una considerazione proprio su questo, quindi le darei la parola. Grazie e buonasera. Allora, sull'articolo 13 mi prende perché ne ho appunto presentato uno da poco. Allora, quello che mi premeva sottolineare è che, non so se anche la vostra condivisione, diciamo, di opinione, è che l'articolo 13 non è il naturale prosieguo per ogni tutela, quindi noi questo lo suggeriamo anche ai tutori, nel senso che c'è un requisito di fondo che è il criterio di meritevolezza e di premialità, cioè l'obiettivo dell'inclusione, quindi dell'accoglienza e anche dell'applicazione di questa misura deve comunque essere rapportato anche alla condotta che il minore ha tenuto in questo, nell'arco di questa temporale in cui ovviamente è stato preso in carico. Mi viene in mente, infatti, molti tutori allo scadere, diciamo così, o all'approssimarsi dei 18 anni, presi dal panico, mi ricordo, venivano allo sportello dicendo dobbiamo fare l'articolo 13, però alt, nel senso che l'articolo 13, che tipo di percorso ha fatto questo ragazzo? Perché poi se il ragazzo in struttura ha mantenuto delle condotte, diciamo così, non ossequiose delle regole comunitarie, si è sempre allontanato e quindi la struttura ogni volta segnalava l'allontanamento volontario alle forze dell'ordine, insomma, il ragazzo aveva un nutrito fascicolo di segnalazioni. È chiaro che l'articolo 13 il tutore non lo può promuovere, non solo nel fatto che magari, cioè, poi è chiaro che è sempre il giudice, a cui va proposto che deve accoglierlo o meno, però è chiaro che, la ratio deve essere quella un po' della premialità. Io ho avuto la fortuna di seguire un ragazzo che dall'inizio, dai 13 anni ai 18 anni, proprio all'inizio della legge, quindi nel 2017, ha fatto 18 anni da poco e ha avuto tutto un percorso particolare per cui gli è stato attivato un tirocinio, ha fatto la scuola alberghiera, ha fatto gli esami di terza media, ha capito che la possibilità di studiare e di, diciamo così, di darsi da fare nel nostro paese era un'occasione e l'ha colta. Quindi per quello mi sono ovviamente impegnata e promossa nel cercare appunto di presentare e di articolare questo articolo 13. Per altri casi in cui ho avuto dei minori che al compimento dei 18 anni avevano semplicemente paura di rimanere fuori per strada perché non avevano un'altra struttura, quello che noi suggerivamo e che io ho fatto era quello di segnalarlo al circuito centrale del SAI in maniera tale che lo potessero prendere in carico ed eventualmente trasferire in altre regioni. Così mi è successo, c'è cioè, stato un minore, in particolare un albanese, ma lì poi è tutta una, diciamo così, una situazione particolare in cui non era meritevole di articolo 13, è stato fatta la richiesta appunto per la presa in carico al SAI, è stato accolto nel circuito SAI, era stata disposto un trasferimento fuori regione e lui non ha accettato. A quel punto è chiaro che cioè, la ratio che è sottesa poi alla legge che istituisce il tutore e che crea tutto questo apparato deve avere anche dei requisiti, nel senso che comunque, ecco, mi premeva sottolineare, non so se condividete anche voi, il criterio di meritevolezza e premialità che sta alla base di qualunque tipo di richiesta di prosieguo amministrativo. Grazie. Sì, anche perché, avvocato, mi viene da dire che altrimenti veramente mandiamo il comune in debito fuori bilancio e non è il caso, direi. Già, la Ma poi situazione che questo poi non sosteniamo ci per permette le di sostenere poi le situazioni. Per rette reali. questo è
Allora, secondo me poi c'è un altro discorso, forse un po' filosofico, però anche la fiducia, no, nella pubblica amministrazione, nei servizi più che altro della pubblica amministrazione, perché forse è quello che poi a volte mina un po' pure il rapporto tra tutore e servizi sociali, perché forse l'idea che appunto, come è vero, che i servizi debbano tener conto anche un po' della sostenibilità, no? Dell'intero sistema, quindi anche fare delle scelte, che è sempre brutto quando si parla di persone, però purtroppo è quello che a volte siamo chiamati a fare, no? E quindi rispettare poi dei criteri. Appunto, io prima, quando parlavo di adesione al progetto, mi riferivo proprio a questo, che poi effettivamente è la meritevolezza, perché se abbiamo un ragazzo che diciamo ha sfruttato, tra virgolette, questo tempo senza uno spirito di integrazione, di iniziativa, di curiosità, ma semplicemente ha soggiornato, no? Io a volte dico, i ragazzi a volte pensano semplicemente di stare Parcheggiati, diciamo, il parcheggio. è anche molto brutto perché comunque hanno compiuto, in ogni caso hanno compiuto un viaggio molto lungo e doloroso per arrivare qui, però non tutti poi diciamo sanno dare il giusto valore, il giusto senso, no? A questo viaggio che comunque in ogni caso è stato impegnativo per loro e per le loro famiglie poi che l'hanno finanziato. Quindi questa distinzione è molto importante e appunto spesso non viene compresa dal tutore, ma sicuramente come dicevo prima, trattandosi di relazioni umane, nel momento in cui un adulto si trova a relazionarsi in ogni caso comunque con un ragazzo che ha delle fragilità, no? Perché poi comunque sono tutti ragazzi che hanno comunque delle fragilità, è anche naturale, tra virgolette, che si sia portati a volerlo aiutare, tra virgolette, a tutti i costi. Però è importante, appunto, come dicevamo prima, questa fiducia, no? Tra i vari attori di questo sistema che poi ruota intorno ai ragazzi per prendere le decisioni che siano più adeguate, più consone, anche perché, come dicevo prima, nel caso di richiesta all'articolo 13, la richiesta va fatta dal tutore, ma va correlata anche dalla relazione della struttura e del servizio sociale. E appunto, come diceva l'avvocato, se la struttura si è trovata a dover continuamente e solamente contenere il ragazzo, o comunque risolvere anche a volte delle situazioni davvero molto conflittuali e delicate, è anche giusto, no? Che non dia un parere favorevole, che comunque non appoggi questa richiesta, e questo sicuramente né per spirito di rivalsa o di ripicca nei confronti di quel minore, perché questo non può essere mai presente, altrimenti dovremmo fare tutti altri lavori praticamente, a meno che poi non ci sono casi eclatanti, ma non stiamo parlando di quelli. Quindi è normale, no? Che vi deve essere un confronto, un accordo su Ma questo. così come io ora, prima ho fatto una battuta, però in realtà anche l'aspetto e la definizione da parte del servizio sociale, perché appunto è un preseguo amministrativo, quindi la tutela in maniera fisiologica al 18° anno d'età del ragazzo viene meno. Il proseguo amministrativo significa proprio che l'amministrazione che prende in carico a livello non soltanto progettuale, ma anche economico. Ora prima facevo una battuta, però in realtà questo dipartimento affronta parlo soltanto per le strutture di prima o di seconda accoglienza, solo dei minori stranieri non accompagnati, delle rette che variano dagli 80 ai 100 euro pro die pro capite. Quindi voi Anche di calcolate, più, qualche se volta non, fuori se non fuori legge. regione, anche di più. Per cui voi moltiplicato per 3.000 e rotti minori, quindi voglio dire, poi andare a aumentare e anche su un elevato numero di prosegui amministrativi significa andare a avere un'incidenza anche, no, su un aspetto economico che l'amministrazione deve affrontare. Quindi sicuramente i criteri sono quello che diceva l'avvocato e che condividiamo, cioè la meritocrazia, e forse l'altro aspetto potrebbe essere nei casi di situazioni di fragilità o di vulnerabilità. Quello sicuramente, nel senso che comunque, voglio dire, il sistema apporta tutta una serie di interventi volti a,
offrire degli strumenti, no, al minore che è in difficoltà, il minore che è in fragilità, quindi il supporto psicologico, il sostegno scolastico, il tutore poi si attiva su tutto questo. È chiaro poi che chiaramente deve esserci la risposta del minore, bisogna avere il buon senso di comprendere se il minore è adeguatamente a conoscenza di tutto il suo percorso, perché ricordiamoci che ha anche il diritto ad essere comunque messo a conoscenza di tutti i procedimenti che lo riguardano. E poi soprattutto, ecco, va detto fin dall'inizio, secondo me, e questa sarebbe una buona prassi, quello di specificare che cioè, è un'occasione che viene data. Il fatto di avere come Stato un sistema normativo che appronta uno strumento volto all'inclusione sociale, ce lo invidiano in molti da una parte e da altri ci deridono anche. Quindi, quello che è da capire è, cioè, mettere a conoscenza chiaramente i ragazzi che vengono qui che hanno una grande opportunità, cioè sul fatto di poter studiare, sul fatto di poter attivare dei tirocini, sul fatto di poter proseguire, di rimboccarsi le maniche e di darsi un'alternativa di vita che magari nel loro paese non avevano la possibilità di perseguire, o per la povertà, per i disagi familiari o per le difficoltà, insomma, tenendo conto di tutto quanto. Però è chiaro che è importante questo. Per cui, ecco, questo ritengo che anche ai colleghi che ci stanno seguendo sia abbastanza importante da segnalare e veicolare ai minori come informazione corretta. Grazie. Ecco, grazie Laura, non vedo più, ah no, ecco, le rivedo, però come se avesse il video bloccato. Allora, intanto che il loro video riparte, risponderei invece a due domande tecniche che riguardano la gestione dello sportello. E ci torneremo più avanti sui profili pratici. No, sono tornate, quindi a quelle domande risponderò alla fine e vi ripasso la parola. Ma noi volevamo fare, visto anche il tempo, volevamo fare soltanto un'ultima proposta. Poi Celeste l'avevamo accennato anche ieri quando ci eravamo sentite l'altra volta. E noi abbiamo intenzione di fare a settembre, pensavamo di fare a settembre degli incontri, dei focus group con i tutori volontari ai quali è già stata aperta sono già state aperte delle tutele, quindi che già lavorano con noi e con questo ufficio, e di farli in prima battuta in maniera abbastanza cadenzata e poi eventualmente provare a ipotizzare una calendarizzazione no, che possa essere però con tempi esatto un po' più dilazionati, però come dice Claudia che sia costante. E quindi volevamo capire se poteva essere anche per voi un'opportunità quella di partecipare a questi focus group, se può essere utile anche fare un lavoro di gemellaggio con il vostro sportello, se può essere utile dare queste indicazioni ai nuovi tutori, perché in questi incontri che faremo andremo anche un po' a rivedere sia queste, diciamo, argomenti che abbiamo trattato oggi, però poi nello specifico possiamo andare a affrontare quelli che Casi sono i casi pratici. pratici, le situazioni un po' più calde o quelle che possono essere le difficoltà che maggiormente incontrano i tutori, soprattutto rispetto ai rapporti con le case famiglia, con le strutture, piuttosto che con gli uffici. Quindi ci premeva. Scusami, no, e questo anche nell'ottica, io ci torno molto perché secondo me è proprio alla base poi di tante difficoltà che si incontrano per creare e rinsaldare un po' il rapporto tra istituzione, quindi servizi sociali e tutori volontari, e per sentire veramente, perché magari ce lo possiamo dire, però poi non avendone percezione restano solo belle parole, che lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo e che quindi possiamo anche confrontarci, cioè non solo poi nell'immediato, nel caso che riguarda il minore, ma anche a un livello un po' più sì, Strutturale. strutturale. Sì, certo, io penso assolutamente sì, anzi l'intento con cui sono nati anche questi incontri formativi
è quello di in qualche modo lavorare in rete con tutti i soggetti istituzionali che sono coinvolti nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. E tra le persone che stanno seguendo adesso questi nostri incontri, non tutti sono tutori, perché appunto, come ci siamo detti all'inizio, per far parte dell'elenco dei tutori volontari occorre aver seguito il percorso formativo organizzato dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, avere dato, diciamo, la propria disponibilità al termine del corso per essere inseriti nell'elenco. Noi qui siamo sicuramente più numerosi, nel senso che il numero degli avvocati presenti nell'elenco dei tutori volontari non è altissimo. Invece qui siamo tutti avvocati che ci siamo in qualche modo resi disponibili per questo servizio di consulenza. Quindi io penso a maggior ragione, proprio per chi non è coinvolto in prima persona nello svolgimento Noi non sentiamo più, non so se. Eccomi, sì, quindi stavo dicendo che appunto per chi sarà allo sportello e saranno appunto sicuramente persone, molte delle quali non fanno tutori e quindi non hanno l'occasione pratica di lavorare sul caso, però anche per poter dare la consulenza è importante invece conoscere dall'interno come si svolge una tutela. Quindi credo che se ci darete la possibilità di partecipare a questo focus group, ecco, mi dicono che ci sono 98 persone collegate oggi e sono 98 avvocati e non ci sono 98 avvocati nell'elenco dei tutori volontari, quindi sicuramente il numero è molto più alto e tutti quanti abbiamo bisogno di continuare a formarci in rete con voi, insomma, anche perché le situazioni, come quest'ultima vicenda della guerra ci ha dimostrato, le situazioni possono cambiare con una certa Rapidità e consistenza poi, no? poi Perché questo è sarà quello che anche un arricchimento reciproco, no? Anche reciproco. per noi, ma anche io ci tengo anche a dire, forse far conoscere quella che è la macchina dell'amministrazione pubblica, che è lenta, è sicuramente lenta, però è una macchina che poi una volta messa in moto difficilmente si può fermare. Quindi almeno io per mia esperienza ho visto come in tanti casi ovviamente ha un peso specifico diverso l'intervento dell'ente pubblico e quindi credo che sia assolutamente un lavoro che possiamo fare insieme di arricchimento anche per noi e di supporto se possiamo per appunto, chi intraprende questo percorso. La maggior parte, anche perché questi focus group verranno tenuti sia dai dipendenti, funzionari dell'ufficio MISNA e la maggior parte di loro hanno ovviamente un'esperienza di tanti anni alle spalle come tutori delegati dal sindaco, quindi come dire, conoscono anche tante sfumature anche della tutela. E siamo contenti appunto che anche questa direzione ci ha dato un po' la possibilità di iniziare a lavorare con una materia così delicata che è anche quella del rapporto con i tutori volontari. Celeste, non ti sentiamo più. Ecco, ora vi sento di nuovo. Ok, se hai modo di sentire quello che ho detto adesso. Sì, con due piccole pause, però ho e condividiamo, insomma, assolutamente. Allora. Così come Celeste, scusami, se noi possiamo anche avere i contatti vostri o i nominativi dei referenti che saranno allo sportello, di modo che per agevolare, no? Ecco, questo penso di sì, nel senso che sarà fatto poi un elenco ufficiale, perché come dicevo all'inizio, al termine dei moduli, la segreteria del Consiglio dell'Ordine invierà a queste quasi 100 persone che hanno seguito un modulo da compilare se vogliono essere inseriti tra i volontari dello sportello, perché immagino che qualcuno abbia anche seguito questi moduli semplicemente per cultura personale, quindi comunque non è detto che avremo 100 volontari, ci piacerebbe moltissimo, però insomma non è detto. E quindi diciamo che io penso che non ci sia nessun problema a farvi avere
in forma riservata l'elenco dei volontari. Mi dà la possibilità di ricollegarmi con una delle domande che erano arrivate in chat all'inizio, che riguardano appunto l'organizzazione e il ruolo degli avvocati dello sportello. Allora, le domande che sono arrivate sono queste. La prima, se è possibile fare un affiancamento, perché naturalmente, insomma, 3 giornate formative non sono sufficienti per acquisire, diciamo, una competenza piena. Nessuno ha una competenza piena, eh. Ci formiamo tutti strada facendo perché. Insomma, nessuno è arrivato, e tra l'altro, proprio perché, come abbiamo detto, le cose cambiano, quindi è anche necessario essere sempre aggiornati. Dopodiché, naturalmente, quello che abbiamo fatto anche con la prima volta che abbiamo aperto lo sportello è stato creare dei turni in cui ci fosse affiancato un avvocato più esperto con uno che invece si affacciava per la prima volta a questa attività di sportello. Nella fattispecie avevamo diversi colleghi che avevano dato direttamente la disponibilità per il servizio e altri che, oltre ad aver dato questa disponibilità, avevano anche frequentato il corso del Garante ed erano tutori in prima persona. E quindi abbiamo sempre cercato di garantire la presenza di entrambe le figure. Intanto ci tenevo a specificare che nessuno svolge il turno da solo allo sportello, perché comunque ci si trova davanti l'utenza, e quindi per una ragione di prudenza, insomma, è opportuno essere almeno in due, in modo tale che qualcuno possa confermare quello che io ho detto e io possa confermare quello che ha detto l'altra persona che è con me. Anzi, quando riuscivo facevo i turni di 3 persone, proprio perché, tra l'altro, essendo un turno che inizia al mattino, quando gli avvocati spesso hanno le udienze o altre cose, può succedere che uno all'ultimo momento abbia l'udienza che si è dilungata troppo e non riesce ad arrivare. Quindi, se avessimo, come era all'inizio, la possibilità di avere turni di 3 persone, questo garantirebbe anche il fatto che, anche nel caso dell'imprevisto, sempre 2 ci sono. E però, insomma, sicuramente cercheremo di affiancare sempre anche livelli di esperienza differenti. L'altra domanda: se venisse un tutore volontario e avesse bisogno di un avvocato, noi che fossimo allo sportello possiamo ricevere l'incarico? La risposta è assolutamente no. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio e sarebbe una violazione deontologica piuttosto grave, perché il protocollo che è stato presentato al convegno del 17 giugno prevede espressamente un divieto per i volontari dello sportello di dire chi sono. A volte capita che le persone, anche in assoluta buona fede, ci vengano a chiedere il numero di telefono o l'email, perché dicono: così, invece di venire tutte le volte presso il tribunale che mi devo prendere il permesso al lavoro, devo prendere l'autobus, vengo, ti telefono e tu mi rispondi. No, io non ti posso rispondere e non ti posso dire chi sono. Perché? Qual è il costrutto di tutto questo? Non che voglio fare la preziosa e non ti voglio dire il mio nome e cognome, figuriamoci. Il concetto è che noi dobbiamo svolgere questo servizio perché vogliamo svolgerlo gratuitamente nello svolgimento di una funzione sociale dell'avvocatura. Non dobbiamo dare neanche in buona fede l'impressione di voler utilizzare questo servizio per farci della pubblicità, quindi né per trovarci il cliente nella persona che viene lì e gli dico: ti do il mio bigliettino da visita, vieni a studio. Né tantomeno per dire: oh, l'avvocata Tendi è tanto brava, fa questa cosa, quindi vuol dire che è un bravo avvocato e quindi mi rivolgo a lei. No, tu ti trovi di fronte a una persona, non sai come si chiama, ti dà delle informazioni. Questo potrebbe essere un pochino in contrasto con la normativa che prevede, no, che chi sta a uno sportello della pubblica amministrazione debba essere identificabile con un codice, con un cartellino, eccetera. Ma nel nostro caso no, noi non siamo impiegati. E anzi, rischiamo di andare soggetti a che qualcuno ci segnali perché dica procacciamento di clientela. Quindi no, questo assolutamente no. Mentre è diverso il fatto di, appunto, metterci in rete con gli uffici, in modo tale che se l'ufficio, se il dipartimento organizza un momento formativo, possa coinvolgere i volontari dello sportello. Questo assolutamente sì, invece. Vedo che nel frattempo è apparsa l'icona dell'ufficio immigrazione, che ci stava seguendo anche prima, ma credo che per un problema di connessione non fosse
visibile. E quindi approfitto per chiedere se ci sono degli interventi, delle puntualizzazioni su quello che possiamo aver detto fin qui, che la questura vuole in qualche modo precisare. Però non sento, quindi non so se è un problema di microfono o di altro, però approfitto anche per salutare e ringraziare della sua presenza la dottoressa Di Stasio, che è stata con noi oltre che nel modulo dedicato al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, è stata con noi anche ieri e anche oggi. La ringraziamo veramente per. Eccoci. Grazie di avermi fatto partecipare. Arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. Allora, segnalo alla regia che c'è un problema di accesso al microfono da parte dell'ufficio immigrazione, se potete aiutarci a risolverlo. Come non so se ci sente, non potendo parlare, però ok, gliel'ho segnalato. Intanto che cerchiamo di risolvere questo problema del microfono, approfitto per chiedere a Serena e a Claudia, ma come preferite che avvenga il contatto da parte del tutore? Una mail, una PEC, un numero telefonico? Ma noi abbiamo una mail che è quella dell'ufficio, che se vuoi posso ricordarla anche adesso, e la PEC del Dipartimento. La PEC è protocollo.servizisociali@PEC.comune.roma.it. E poi abbiamo una mail dedicata a quella dell'ufficio Misna, che ovviamente adesso non trovo. C'è Accoglienza Misna. accoglienza, sì, accoglienza Misna, Misna scritto MISNA, lo specifico solo perché ci sono vari modi di scriverlo, @comune.roma.it. Fermo restando che ovviamente nel caso di minore presente in struttura, che poi è la maggioranza dei casi, diciamo, qualche eccezione per gli ucraini, la struttura ha tutti i riferimenti dell'assistente sociale di riferimento. Questo perché pure per spiegare un poco come siamo organizzati in ufficio rispetto poi all'accoglienza dei minori, ciascuno di noi è referente di determinate strutture. Quindi noi non seguiamo i singoli casi, o meglio, seguiamo tutti i singoli casi che afferiscono a determinate strutture. Questa è un po' l'organizzazione. Quindi, nel caso in cui il tutore voglia mettersi in contatto con noi, può chiedere tranquillamente alla struttura la nostra mail istituzionale, così che possiamo poi raccordarci, diciamo, questo come cosa più ufficiale. Poi tramite la struttura possiamo sentirci telefonicamente e concordare gli incontri insieme al ragazzo, però la struttura ha tutti i nostri riferimenti.
Questo perché non avrebbe senso poi dare i riferimenti del servizio sociale, considerato che poi in base alla struttura dove si trova il minore, che è competente un collega piuttosto che un altro. Non so però se sono stata abbastanza chiara. Dateci un feedback, va Io bene non anche un so. cenno del capo. No, si è. Ah, ok, la connessione ha detto va bene. Mi ascoltate? Salve. Faccio un intervento molto breve, già ci eravamo visti ieri in cui avevamo, diciamo, date alcune già spiegazioni, già alcuni chiarimenti sulla materia di competenze ufficio immigrazione. Devo fare però due precisazioni, visto che si è entrati in tema di regolarizzazione. La prima su quanto insomma ho letto anche nella chat, perché poi mi sono collegato anche sulla chat di YouTube da parte di due legali, sul discorso di un rimpatrio del ragazzo problematico alla maggiore età. Non è propriamente corretto. Non dobbiamo fare confusione tra quella che è l'articolo 32 del testo unico immigrazione e l'articolo 13 della legge 47-2017. L'articolo 13 della legge 2017, che come diceva l'avvocato Versace, è anche premiale, ma può anche a volte andare a contenere o a supportare situazioni di maggiore fragilità del minore, perché come già abbiamo indicato ieri, uno degli elementi di vulnerabilità e di fragilità del minore può essere la devianza o il rischio di devianza. Ora non starò ad ammorbarvi se è più corretto, diciamo, andare ad applicare l'articolo 13 invece che l'articolo 25 della legge del decreto del 34, e se la natura premiale e quindi la valutazione progettuale è solamente inquadrata in quello che è l'articolo 32 del testo unico immigrazione, ovvero il famoso parere del Ministero del Lavoro, tra l'altro anche superabile dalla determinazione della questura competente per territorio, in quanto il Consiglio di Stato ci dà anche questi poteri specifici. Quindi una cosa è la progettualità, quindi il parere positivo che potrebbe essere eventualmente negativo o una mancanza in subordine di parere da parte del Ministero del Lavoro. Per chi non era collegato ieri, il Ministero del Lavoro in quanto dicastero che va ad assorbire le funzioni dell'ex Comitato Minori Stranieri. Quindi il ragazzo problematico non viene cacciato dall'assistenza, ma addirittura ha bisogno di più assistenza, ovviamente tranne che non sia pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma queste sono, diciamo, valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza o di sicurezza nazionale, sono altri tipi di valutazioni. Il problema, il ragazzo problematico è proprio l'assistenza sociale, quindi anche attraverso i vari strumenti, dopo la maggiorità, non solo l'accoglienza, quindi della progettualità seria, che dà poi sicurezza al paese, perché è proprio il progetto, la progettualità da adulto al compimento del 18° anno di età che tu crei poi sicurezza nel paese. Quindi non c'è un automatismo se il ragazzo è problematico è rimpatriabile. No, questo assolutamente no, perché il ragazzo arriva come se, vi faccio un esempio, come il minore che arriva con i genitori, quindi non minore straniero accompagnato, quindi il minore che ha problemi sul territorio, anche procedimenti penali da minori, procedimenti penali che voi ben sapete che per la valutazione dell'autorità pubblica sicurezza in età adulta sono veramente limitati, perché non ci si può assolutamente basare sull'eventuale il problema di devianza del minore, anzi, il legislatore, vi do quest'ultimo, diciamo, input, interviene e addirittura il minore reo, diciamo, che ha una condotta deviante o comunque delinquenziale, addirittura viene protetto dal legislatore, dal famoso articolo 18,6,
perché il legislatore permette al tribunale dei minorenni l'emissione di un nulla osta per il ragazzo che è uscito addirittura da istituto di pena o altro. Perché? Perché il minore deviante è difatti un minore vittima, quindi è un minore più fragile e vulnerabile, tralasciando ovviamente poi i casi, insomma, specifici poi di sicurezza, ma anche lì la mancata sicurezza è perché manca una cornice socio-assistenziale, educativa e chi più ne metta. Ma questo non è solo per i minori stranieri, ma vale anche per i minori italiani. Diciamo, l'incidenza è diversa perché è quella che spesso e volentieri balza all'occhio dell'opinione pubblica per varie polemiche di cui non mi sto ad entrare. Detto ciò, quindi, non c'è un automatismo tra un minore problematico, poi la definizione problematica ovviamente è una definizione molto ampia, e un rimpatrio. Il rimpatrio del minore è un'estrema ratio prevista dalla norma, quindi è come se noi rimpatriassimo un ragazzo che proviene da una famiglia, perché il minore non accompagnato in tutela è parificato per il diritto anche amministrativo al figlio, rientra non a caso il legislatore lo fa rientrare nel titolo quarto del testo unico immigrazione. Poi un'ultima precisazione, poi mi taccio perché sono intervenuto solo perché sono, diciamo, compiti poi dell'ufficio immigrazione, dell'autorità di pubblica sicurezza. Non è vero che c'è ritardo sull'emanazione di appuntamenti per la regolarizzazione del minore, questo non solo carte alla mano, ma qui non bisogna far confusione tra strutture fuori dalla provincia di Roma e che di fatto regolarizzano i minori, a volte in audita altera parte anche col coordinamento degli enti locali preposti o del servizio sociale per un permesso di soggiorno per minorità, ovvero articolo 19 al testo unico, articolo 10 della legge 47-2017, abbandonando poi il minore al proprio destino. La legge su questa la norma è chiara, non solo noi veniamo incontro alle esigenze di 121 comuni, perché noi non abbiamo solo il comune, ovviamente un comune, abbiamo 121 tutta la provincia di Roma. E tutti gli appuntamenti, mentre noi, come già stiamo facendo per i minori ucraini, diamo un appuntamento d'ufficio, per i minori stranieri non accompagnati, diciamo di ordinari, quindi non così emergenziali, noi diamo ai singoli enti locali la facoltà, secondo le proprie competenze tutorie, o appunto come è stato correttamente detto, spesso e volentieri il tutore pubblico va a fare una doppia funzione, cioè quella di tutore anche di servizio sociale, oltre che l'ente locale fa anche una funzione, poi una terza funzione amministrativa, cioè di gestione delle strutture, quindi addirittura ha una triplice funzione piuttosto onerosa, però noi diamo la libertà di richiedere gli appuntamenti quando l'ente locale è pronto, onde evitare di doverli noi dare ovviamente d'ufficio a stretto giro, perché noi sappiamo che vi è anche una carenza di risorse umane e materiali in tutti gli enti locali, non parliamo solo di Roma Capitale, io penso anche al comune, al piccolo comune dove magari un assistente sociale fa tre comuni o quattro comuni in un piano di zona o insomma in un coordinamento distrettuale. E quindi sostanzialmente sono queste le chiarificazioni ma quella a cui mi premeva di più non è tanto il discorso degli appuntamenti, perché insomma noi lavoriamo con carte alla mano procedurale, ma che non si dia confusione sulla rimpatriabilità di un minore alla maggiore età. Non è detto che il ragazzo che sia problematico debba essere rimpatriato, anzi, la criticità nei suoi problemi che possono derivare da tante molteplici cause, quali anche, non so, la sostanza stupefacente, la mancata integrazione. Molti ragazzi arrivano magari a 16 anni e 6 mesi dalla maggiore età, sono proprio quelli che a volte hanno maggior supporto, maggior bisogno di supporto. Indubbiamente, se la condotta delinquenziale continua durante la maggiore età e quindi vi è un profilo di ordine e sicurezza pubblica, queste sono altre valutazione, ma non c'è, ecco, mi premeva, oltre al discorso, insomma, abbastanza
meramente di precisazione su quella che è la tipologia giuridica dei permessi di soggiorno rilasciati e sulla assoluta corrispondenza istruttoria dell'articolo 5,9 del testo unico da parte della Questura di Roma, che tra l'altro la statistica è la questura più rapida d'Italia per l'emissione dei permessi di soggiorno per minori, mi premeva di dire un elemento questo fondamentale per i signori avvocati, che non vi è alcuna corrispondenza tra una condotta deviante e un rimpatrio alla maggiore età, perché anzi è proprio il ragazzo che ha bisogno di maggiore sostegno da parte dello Stato. Questo sostegno che poi creerà sicurezza anche sul territorio. Mi taccio e ringrazio l'Ordine degli Avvocati a nome anche dell'Ufficio Migrazione, del Questore, dell'invito, e speriamo poi di collaborare con lo sportello come abbiamo sempre già fatto, quindi di avere un coordinamento. Poi noi abbiamo anche un coordinamento, diciamo, anche per le vie brevi, sia con l'avvocato Attegni che con l'avvocato Versace, e anche con gli avvocati che poi spero aderiranno numerosi allo sportello legale. Ovviamente abbiamo un coordinamento anche con gli enti locali, in primis Roma Capitale, che è uno, diciamo, dei passaggi fondamentali nella vita del minore. Io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro le migliori cose e una buona giornata. Grazie mille. No, grazie mille a voi, anche perché appunto ci fa piacere essere in rete, anche aver approfittato della presenza dell'Ufficio Immigrazione anche in questo modulo che non era specificamente dedicato a voi. Grazie veramente per il supporto che date a tutti i futuri volontari dello sportello. E quest'ultimo intervento mi dà anche diciamo, la possibilità di introdurre un ulteriore elemento di riflessione che poi potremo riprendere insomma anche successivamente quando verranno concretamente i tutori, ma insomma il minore non più minore ma comunque vulnerabile perché eventualmente per patologia ha la possibilità di continuare ad essere accompagnato non soltanto tramite il prosieguo amministrativo ma anche tramite la misura dell'amministrazione di sostegno, perché poi tanti tutori poi sono dispiaciuti anche di dover terminare il loro ruolo nel momento in cui arriva la maggiore età del ragazzo. È chiaro che se poi si è instaurato un rapporto con il ragazzo magari si continueranno a sentire, però ecco, ci sono delle situazioni in cui il minore ha ancora bisogno di un accompagnamento, che è un accompagnamento importante perché non è più un minore, è un giovane adulto che però, come accade a tanti ragazzi italiani che soffrono di patologie di diverso tipo, non è, pur avendo raggiunto formalmente la maggiore età, non è in grado di provvedere da solo ai suoi interessi. E allora, insomma, c'è la possibilità anche per il tutore nell'ultimo anno della minore età di chiedere, di aprire davanti al giudice tutelare la procedura per la nomina di un'amministrazione di sostegno. E mi è capitato in due circostanze diverse, di cui una penso che possa essere abbastanza esemplificativa, perché la persona riportava delle patologie, delle sofferenze psichiche legate non a una condizione, come dire, congenita, ma a quale conseguenza del viaggio, delle condizioni in cui aveva raggiunto il nostro paese. E quindi ci trovavamo davanti a una ragazza di 17 anni e qualcosa che non parlava, non si esprimeva. È chiaro che non possiamo dirle adesso tu vai, gestisci i rapporti con le amministrazioni, ti fai tutto da sola, ti chiedi l'invalidità da sola. E allora c'è quest'altra possibilità, quest'altro canale, insomma, per continuare a seguire questi ragazzi. Purtroppo il nostro tempo volge al termine, nel senso che dobbiamo chiudere tra 5 minuti. Volevo veramente ringraziare tutti voi, relatori di oggi, relatori delle altre giornate che avete continuato a seguirci, e volevo ringraziare anche il Consiglio dell'Ordine, in particolare nella persona del consigliere Cerè, che ha reso possibile la sottoscrizione del nuovo protocollo per la riapertura dello sportello.
in collaborazione con il Tribunale per i minorenni, che pure tanto ha investito su questo progetto, proprio perché ci troviamo di fronte a una situazione che è ancora un po' più di emergenza del solito, e speriamo di poter essere utili. Quindi, oltre ai saluti della consigliera Cerè, che all'inizio era con noi, poi ha dovuto scollegarsi, vi porto anche i saluti della presidente Salerno, che oggi non ha invece potuto essere collegata con noi perché insomma, per motivi di lavoro, oggi è giornata di collegio abbinamenti, e di conseguenza insomma non è collegata e non è fisicamente presente neanche tramite collegamento, ma so che ci avrebbe tenuto moltissimo ad esserlo, e spero che veramente possiamo essere utili in qualche modo in questa piccola funzione di raccordo. Quindi, da ultimo, appunto, proprio l'ultima precisazione tecnica è che noi abbiamo, come dire, un po' prestato le nostre voci anche, insomma, in considerazione di questo piccolo imprevisto della consigliera Cerè, che non poteva parlare, e tuttavia noi siamo volontari dello sportello, il nostro referente è sempre l'istituzione, quindi riceverete direttamente dall'ordine, dalla segreteria del consiglio dell'ordine, tutte le informazioni e tutta la modulistica, quindi per qualunque quesito inerente l'adesione allo sportello, se non vi arrivassero mail con il modulo da compilare per dare la disponibilità, potete scrivere alla segreteria dell'ordine. Per tutte le questioni invece inerenti a eventuali tutele in essere, potete contattare l'ufficio di presidenza del tribunale. Noi speriamo di essere pronti a partire quanto prima. Ecco, vi dicevo, è un fatto adesso a questo punto semplicemente tecnico, quindi la raccolta delle adesioni da parte della segreteria del consiglio, che trasmetterà al consiglio l'elenco dei nominativi con i dati anagrafici, i codici fiscali. Il Consiglio dell'Ordine porterà in delibera la stipula della polizza assicurativa per i futuri volontari, e una volta che avremo comunicazione che le polizze sono state attivate, potremo finalmente partire. Quindi qualcuno ci contatterà, eventualmente ci creeranno qualche coordinamento per poter organizzare, diciamo, turni di presenza allo sportello con le attenzioni che ci siamo detti prima. E quindi di nuovo grazie a tutti, relatori, partecipanti, e veramente arrivederci a presto.